Ci sono varie tipologie di forme alternative ai condizionatori. Ad esempio abbiamo i ventilatori fissi a torretta, i ventilatori a piantana e abbiamo anche i raffrescatori. Il ventilatore a colonna serve per gli ambienti un po' più piccoli e per un fresco localizzato, quindi vicino a un punto di lavoro, vicino comunque a un letto, per non avere quel fastidio della ventilazione sul viso o direttamente sul corpo dell'utente. Invece il ventilatore a piantana serve a mettere in circolo più aria, quindi comunque a raffrescare in maniera un po' più rapida l'ambiente e a sentire un beneficio più immediato. Il raffrescatore serve ad abbassare la temperatura di un po' di gradi, quindi a dare un sollievo maggiore rispetto alla ventilazione, perché sul retro c'è una vaschetta in cui va inserito praticamente del ghiaccio finto. Prendendo il fresco di questo ghiaccio va immesso all'interno dell'ambiente. Scegliamo questo tipo di alternativa al condizionamento fisso perché abbiamo un impatto diverso all'interno dell'appartamento. Niente fori, niente opere murali e notevolmente anche il risparmio energetico, perché comunque è un consumo molto più basso e un'efficienza comunque molto positiva.